Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di DJI e stampa 3D. Vi chiederete cosa c'entrano queste due cose insieme? Adesso vi spiego. Qualche giorno fa ho deciso di acquistare il supporto per cambiare posizione allo smartphone sul radiocomando del nostro Mavic. Però tra le varie opzioni che ho trovato sulla rete non ne ho trovata una che mi soddisfacesse appieno, cioè perché io volevo sì mettere il radiocomando qua in alto, diciamo dove c'è le antenne, però volevo che il supporto si agganciasse qua negli attacchi del radiocomando Mavic, okay, quindi che l'attacco fosse questo, però che lo smartphone andasse qua in alto dove c'è le antenne. Ma quelli che ho trovato avevano sì l'attacco qua, il nostro cellulare finiva sopra qua ai comandi e quello non mi piace molto perché copre tutto, quindi lo volevo fissato qua ma che poi venisse sopra qua in alto, ma non ne ho trovati perché quelli che mettono in quella posizione il nostro cellulare hanno una C collegata qua con una basetta che viene avanti e un supporto qua in alto, però visto che tanto queste le dobbiamo comunque tenere aperte perché è più comodo poi da avere in mano il radiocomando avendole aperte, perché chiuso diventa proprio piccolo, nel senso è per trasportarlo, ma per guidare il nostro drone secondo me sono più comode aperte, e in più fissato qua è secondo me più stabile l'aggancio rispetto alla C qua in alto. E un'altra cosa, quelli che ho trovato con la C che vanno a chiudere queste bocchette che servono per raffreddare il radiocomando, sono le bocchette di ventilazione. Quindi allora, non sapendo bene quale acquistare perché nessuno mi soddisfaceva pieno, ho deciso di provare a cercare sulla community dei file di stampa 3D, ok? E ho trovato proprio quello che cercavo, cioè ho trovato un file fatto da un ragazzo che l'ha proprio fatto come io stavo cercando quel supporto, e il supporto è questo, l'ho stampato, ok? Il supporto è secondo me una figata perché primo è leggerissimo, perché comunque qua è tutto scavato, quindi pochissima plastica, pochissimo peso, e in più ho fatto un riempimento al 30% che dà una bella resistenza dal punto di vista strutturale e soprattutto toglie peso, perché con un riempimento al 30% comunque rimane leggerissimo, cioè è una piuma. Ovviamente l'unica cosa che ho dovuto modificare è stato il supporto, questo in alto dove va inserito lo smartphone, perché se noi andiamo a guardare questa C dove va inserito lo smartphone è fissa, quindi ho dovuto farla della misura data al mio smartphone, e nel file c'era solo la misura per un Galaxy S7, Galaxy S8, iPad mini, iPad Pro. Io ho un iPhone 8 Plus, quindi non avevo la C giusta. Ho cambiato la misura e l'ho fatta con la misura data al mio iPhone 8 Plus. Un'altra modifica che ho fatto è stato stampare questo pezzo qua, che praticamente è il dado per stringere il movimento della C, perché questo si può chiudere, ok? Poi se vogliamo si può smollare o tenerlo un po' più molle, tanto alla fine non serve stringerlo tantissimo perché tanto quando arriva in questa posizione va in battuta, quindi più giù di così non va. Se si vuole regolare tenendolo in su basta tenerlo un po' stretto. Un'altra cosa che ha questo supporto per smartphone è questa colonnina con il foro per inserire una tracolla, quindi avere il nostro radiocomando appeso al collo tipo macchina fotografica. Adesso ve lo faccio vedere montato sul radiocomando, poi valutate voi se non è un ottimo prodotto. Anche per appoggiare il nostro radiocomando secondo me è stato studiato molto bene, perché comunque ha questa base, ok, che lo fa appoggiare benissimo al piano. Comunque adesso ve lo faccio vedere montato, ok? Vedete, lo inseriamo come inseriamo il nostro smartphone normalmente. Andiamo a stringerlo, ok? Lo abbiamo stretto. Adesso vado a prendere il mio iPhone, lo inserisco, ok? Tiro sulle antenne. Ecco, inserito, rimane così. Secondo me è fatto benissimo, è studiato molto molto bene. Possiamo collegare da qua a qua prendendo un cavetto di 15 cm
collegare il nostro cellulare al nostro radiocomando in questo attacco con la micro USB, oppure, essendo scavato dentro, vedete, possiamo collegare la USB classica, poi qua c'è il passaggio per il cavo, quindi usciamo, passiamo di qua e andiamo a collegare il nostro cellulare, perché comunque ha questi scavi apposta per far passare i nostri cavi nel caso volessimo collegarlo alla porta USB qua sotto. Quindi anche appoggiato rimane molto stabile, anche dal punto di vista della stabilità e della rigidità secondo me è ottimo. Possiamo, se vogliamo, inclinare in un'altra posizione il nostro smartphone, ma comunque diciamo la posizione ideale è quella quando lui va in battuta, secondo me che ha l'inclinazione più giusta. Quindi non so, io non avevo trovato quello che mi soddisfacesse a pieno cercando online, probabilmente magari esiste anche, però quando ho trovato questo me lo sono stampato. Aveva tutte le caratteristiche che mi piacevano. Mi piace anche la C fissa che ti fai su misura, stampandotela tu te la fai su misura, quindi hai il cellulare che entra perfettamente, quindi basta tirare e il cellulare si sfila, però allo stesso tempo rimane molto sicuro perché da qua non esce assolutamente. Fatemi sapere nei commenti se il supporto vi è piaciuto. Secondo me è ottimo, anche il risultato finale a livello di stampa secondo me è rimasto ottimo. Quindi se il video di questo supporto vi è piaciuto, lasciate un pollice su, condividetelo e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.